Sabato 5 marzo 2011 nella sede dell'Associazione Culturale Firenze Arte in Borgo Allegra numero 15 Rosso a Firenze, inaugurazione di una collettiva dedicata alla festa della donna, l'imminente ricorrenza che si celebrerà fra qualche giorno. Miranda May, presidente dell'associazione, ha voluto anticipare i tempi e inaugurare oggi questa mostra che si concluderà il prossimo 15 marzo e quindi sarà proprio a cavallo della ricorrenza che celebra la figura della donna e anche i quadri in mostra dei 27 artisti, pittori e scultori che vi partecipano ovviamente è dedicata alla donna e al suo mondo. Direi di presentare subito con Miranda May ai nostri telespettatori questa mostra evento che appunto è stata indetta dai dirigenti insieme a esatto. Miranda May dell'associazione per questa ricorrenza e vedo dai nomi riportati nell'invito che le presenze di artiste al femminile sono molto più numerose rispetto agli uomini artisti. Esatto, perché si riferisce alla festa della donna, però è sempre aperta anche a maschietti e questo mi fa felice, contenta, perché il numero si aumenta. Io sono soddisfatta di questi nuovi artisti, come vedete ci sono nuovi lavori e questo mi fa onore, diciamo, ma soprattutto ringrazio loro che sono i miei soci. Bene, io direi di passare subito il microfono a Lucia Mongardi perché vorrei sottolineare la bravura di Miranda che riesce a chiamare a raccolta sempre tanti artisti intorno a un tema prefissato, quindi non è una soluzione facile perché sarebbe molto più semplice invitare gli artisti a portare una, due o tre opere staccandole dalle pareti del proprio studio, togliendole dai cavalletti. Invece questo impegno è premiato da una grande presenza anche di pubblico. Molta stima per Miranda May come pittrice, come organizzatrice e come gallerista. Il fatto di avere molti pittori vuol dire che lei è brava, ci sa fare ed è giusto che abbia la sua bella galleria. Però io vorrei che per le opere passare la parola al nostro critico, professor Menicucci. Vieni. Allora la parola giustamente passa al professor Daniele Menicucci. Io sottolineerei anche un'altra peculiarità di questa associazione, l'intensità della proposta espositiva, quindi un lavoro organizzativo molto impegnativo e che coniuga quantità a qualità. Ma io credo che organizzare una mostra di questo livello, che è un livello medio-alto artisticamente parlando, non sia una cosa semplice. Indubbiamente Miranda May ha delle qualità, non qualunque, se riesce a mettere insieme un certo numero di pittori, di artisti di questa qualità. Questa mostra, che devo dire, omaggia la donna in tutte le sue qualità, la donna nella femminilità, la donna nella maternità e comunque l'universo femminino che è straordinariamente rappresentato da questo gruppo di artisti. Sinceramente è la prima volta, perché sai, mostre di feste delle donne se ne fanno tante. La prima volta che trovo una omogeneità qualitativa mi lascia quasi sbalordito, veramente. Bene, grazie Daniele. Un altro contributo critico da parte di Alfonso Confalone, ormai figura di riferimento per quanto riguarda la critica e l'organizzazione dell'Associazione Firenze Arte. Grazie, ecco, direi una piccola cosa. Nelle feste ci si fanno regali, ecco, e l'arte è il miglior regalo in questo caso perché rivela l'interiore. Usiamo l'arte, facciamoci un regalo con l'arte di capirci fra uomini e donne e di capire. Grazie Alfonso, ritornerei da Miranda May prima di concludere in maniera abbastanza originale rispetto ai precedenti nostri servizi, questo servizio dedicato alla mostra che si inaugura oggi sabato 5 marzo, una mostra che anticipa di 3 giorni la festa dell'8 marzo, la festa della donna, e quindi Miranda ha voluto proporre un valore aggiunto a questa inaugurazione con due poeti, sono già conosciuti dai nostri telespettatori, spesso abbiamo avuto modo di averli ospiti. Esatto. Però vorrei che tu personalmente li presentassi nuovamente ai nostri telespettatori. Allora, vorrei presentare Carlo Confaleone e il signor Giordano Lombardi. Che
declameranno alcune poesie dedicate appunto alla figura femminile. Prima di concludere con la loro interpretazione, io leggo ai nostri telespettatori i nomi dei pittori e gli scultori che partecipano alla mostra. Sono tanti, ma doverosamente, per dovere di informazione, noi li dobbiamo comunicare, perché ovviamente è una gratificazione per loro che partecipano. Si tratta di Enzo Pazzagli, scultore, Giulia Aureli, Giusi Celeste, Maria Grazia Bambi, Anna Maria Maremmi, che vedo alle mie spalle, e poi Francesco Ravallo, Rita Zampini, Manuela Romanelli, Rita Benelli, Giovanna Bellanca, che è qui insieme alla figlia anch'essa pittrice, Caterina Brezzo, e poi Leda Giannoni, Angela Lucarini, Rita Benelli, Maria Vincenti, Antonina Giammarinaro Monti, Irene Tudisco, Luca Pistelli, Joel Mario Battam, Maria Teresa Giappichelli, Caterina Brezzo già citata, Serena Puliti, anch'essa presente, non so se alle nostre spalle è qua presente, alle spalle del camera, ma comunque è presente, Luisa Scultetus, Donatella Calamai, Maria Grazia Panella, Anna Landi, Andrea Mattolini, qui presente alle spalle del professor Daniele Menicucci, Loretta Zagli e la stessa Miranda May, che è presidente, lo ricordo, dell'Associazione Firenze Arte. La mostra, vi ricordiamo, che si concluderà il 15 marzo, sarà aperta tutti i giorni, escluso il lunedì, dalle 16 alle 19. Ora lasciamo la chiusura a Giordano Lombardi e Carlo Confalone. Da te, signora, prendo forza per lanciare lo spirito del vento, ed anelante bevo come a fresca fonte dai tuoi sguardi severi, puri e casti, gocce azzurre di cielo. Il mio sangue ti invoca, donna, amica del cuore, che inutilmente ti offro per l'istante splendente di un sorriso. Nessuna gloria al mondo uguaglierà la luce dei tuoi occhi. Altro non chiedo che fondermi con te in un abbraccio eterno, anima mia. Ecco qui, siccome è questo freddo che si è ripetuto dopo svariati anni, e mi ha ispirato a scrivere qualche cosa. E sarebbe il cardo a letto. Perché quando io ero giovane, da ragazzino, per scaldarsi il letto c'era il trapiccolo. Ed era anche abbastanza confortevole. E naturalmente mi venne di scrivere tempo addietro, in base a questo tempo così brutto dell'inverno, e feci. Io me lo scriverei anche a che cosa di quando ero ragazzo. Allora, ecco, parto così. Il cardo a letto. Questo inverno è stato un freddo cane in particolare, come quando io ero ragazzino, che con piacere e voglio ricordare e ringraziare. Che il suo nome sia benedetto e prediletto a colui che per l'inverno inventò il cardo a letto. Era un piacere di un vero conforto che egli ha tutto il mio riconoscimento, e mi chiedo perché nessuno abbia mai pensato di fargli un monumento. C'è il ringraziamento, eh? In quelle fredde case si entrava nel letto e col veggio ben riscaldato, benedicendo tanto il cardo a letto che lui aveva inventato. E a lui ancora il mio sincero grazie, e il Signore lo benedica e lo guardi, vostro Giordano Lombardi. Bravo.